Scelgono. Cerchio medianico K, attraverso Marco, dal tempo all'eterno, a cura di VB, domanda: perché nascono i gemelli? Entità Emanuel: perché in una vita precedente hanno avuto un'unione di sentire, un'unione tale, un'amicizia tale, un connubio tale a livello emotivo, che scelgono di nascere uniti gemelli. Scelgono, così almeno loro credono, di evolvere insieme, di crescere insieme, di stare insieme nella vita successiva. Il nascere in questo modo può essere però motivato anche dall'esatto opposto di quanto abbiamo asserito prima. Se due creature in una vita precedente si sono odiate ed uccise, è anche possibile che nascano gemelli. Domanda: ma hanno anche il karma in comune? Entità Emanuel: no, perché vi può essere un gemello che ha mosso certe cause ed uno che ne ha mosse altre, quindi gli effetti saranno diversi a seconda delle cause. Può anche succedere, ma è molto raro. Non bisogna confonderli però con i gemelli astrali, che sono tutt'altra cosa. Domanda: però i gemelli si aiutano molto. Entità Emanuel: si aiutano molto perché in entrambi i casi è un retaggio della loro precedente incarnazione. Può anche trattarsi di entità che nella vita precedente sono state marito e moglie, sono state comunque compagne, anche a livello fisico. E poi in quella successiva, per non separarsi, scelgono un rapporto di questo tipo. Ma ben inteso, questo scegliere è una loro illusione. Di fatto così è, perché così e solo così poteva essere. Commento: guida psichica del cerchio medianico K. Chiamiamo gemelli astrali due entità le quali, per sentire equipollente conseguito nella loro evoluzione, giungono ad incontrarsi nel piano astrale. Ciò può accadere anche se queste due creature non si sono mai conosciute nella vita terrena. L'incontro ha un motivo di purificazione e didattico per loro, perché possono imparare quali furono le loro limitazioni confrontandosi l'una con l'altra e inserendosi in gruppi più ampi che hanno le stesse loro limitazioni. Ciò naturalmente avviene sempre per creature di una certa evoluzione. Infatti, come sapete, l'entità che non è evoluta, che non ha i sensi del corpo astrale sufficientemente sviluppati, non vive coscientemente questo piano, non vede quanto realmente lo circonda e quindi non può avere contatti con i propri simili.